Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi più che un video è un video tutorial. Se avete visto il video di opinioni su Apple Watch saprete che la cosa che mi infastidisce di più al momento è il fatto che in Italia non sia disponibile Apple Pay. Ora, grazie a Giovanni Filippini, un mio utente che mi ha linkato un simpatico articolo su HDBlog, ho scoperto che in realtà è possibile farlo, è possibile utilizzarlo tramite un sistema un pelo elaborato che adesso andrò a illustrarvi nel dettaglio. Vai con la sigla! Iniziamo da che cosa serve. Allora, innanzitutto un dispositivo che sia compatibile con Apple Pay o che comunque conceda di usarlo come un Apple Watch e un iPhone. Dopodiché ovviamente avrete bisogno di una carta di credito che deve però assolutamente essere compatibile con il contactless, con i pagamenti online e in generale supportare lo standard di sicurezza 3D Secure che hanno sia Mastercard che Visa e che permette appunto questo livello di sicurezza aggiuntiva per i pagamenti online. Praticamente tutte le carte moderne hanno questo tipo di sicurezza, verificate con il vostro operatore se anche la vostra lo ha. Vi servirà un account UK per scaricare l'applicazione che andremo ad utilizzare per creare questa carta virtuale. Serve un account UK banalmente per il fatto che l'app esiste esclusivamente nello store UK. Non mi dilungherò su come si crea un account appunto del Regno Unito, esistono mille tutorial che magari vi linko qui sotto. Oltre a questo dovete sapere che questa formula di pagamenti funziona un po' dappertutto in Italia, nel senso che qualsiasi POS abilitato al pagamento contactless, che in pratica sono quelle ondine che ci sono sulle carte di credito che basta appoggiarle per pagare sotto i 25 euro senza PIN, sopra i 25 ve lo chiedono comunque il PIN. Dopodiché dovete assicurarvi che sia su Apple Watch sia su iPhone la regione sia impostata come Regno Unito. Non cambierà in nessun modo il sistema operativo né la lingua del sistema operativo, serve esclusivamente per fare in modo che Apple Pay venga abilitato, perché Apple giustamente, considerato che in Italia non è abilitato in maniera ufficiale Apple Pay, lo rende disabilitato sui dispositivi che non hanno questa impostazione, sarebbe quindi impossibile ottenere il wallet con la carta appunto abilitata Apple Pay. Fatto questo, è necessario su Apple Watch invece aggiungere anche un codice di blocco. Questo perché mentre su iPhone è possibile utilizzare il Touch ID per autenticare la transazione, Apple Watch ha come unica modalità di sicurezza, diciamo appunto, il codice. Questo significa che non dovete digitare il codice ogni volta che fate un pagamento, ma se vi togliete l'orologio dal polso, almeno nessuno può utilizzare il contactless senza il vostro permesso. Detto questo, bisogna assolutamente iniziare con la creazione appunto dell'account inglese, scaricare l'applicazione Boon, che vi linkerò qui sotto in descrizione, e loggarvi dentro questa applicazione. Mettete il vostro numero di telefono col più 39 davanti, fate in modo di ottenere il codice di verifica e, mi raccomando, molto importante, segnare come località di residenza Regno Unito. Dovrete aggiungere quindi la vostra carta italiana all'interno di questa applicazione. Potete farlo tramite la scansione, potete farlo inserendo manualmente i dati. Fatto questo, potete trasferire del denaro dalla vostra carta di credito italiana a una carta virtuale generata da questa applicazione, che sarà la stessa che andrà poi a posizionarsi all'interno del wallet di Apple. Caricato il conto, avete a disposizione quel credito in sterline, non in euro, ma non credo sia un problema perché poi la conversione ovviamente è automatica. Non ho ben capito quali sono le micro tasse da pagare su questa cosa, cioè caricare la carta a me non costa niente e allo stesso modo pagare tramite un POS non mi costa nulla se lo spendo in euro, però probabilmente ci sarà qualcosa, perché leggendo un po' in rete pare che in realtà ci siano dei costi occulti. L'applicazione per il primo anno è gratuita, dopodiché costa una sterlina al mese. Comunque è talmente fico utilizzare questo sistema che mi sento totalmente autorizzato a spenderli con il sorriso. Detto questo, è necessario appunto fare il trasferimento dei contanti, dopodiché premere sull'apposito tastone con scritto aggiungi al wallet di iPhone o al wallet di Apple Watch per avere effettivamente la carta funzionante. Dopo un po' di configurazioni automatiche dell'applicazione si creerà una carta all'interno del vostro wallet che potete utilizzare su iPhone tenendola, selezionandola e poi tenendo appoggiato il dito sul Touch ID, appoggiandola sul lettore di carte contactless. Sull'Apple Watch invece è sufficiente un doppio clic sul tasto laterale dell'Apple Watch per renderla direttamente abilitata al pagamento istantaneo, appoggiandola semplicemente sul lettore. Non c'è niente di più comodo che lasciare tutto a casa o nello zaino ed evitarsi di dover tirare fuori i contanti, di tirare fuori il portafoglio con la carta, digitare il PIN, così è tutto automatizzato, è veramente fantastico e soprattutto ti fa sentire una specie di alieno quando vai alle casse del supermercato e cerchi di pagare con un orologio. Detto questo, vi ringrazio per l'attenzione, se avete qualsiasi problema fatemelo sapere sotto nei commenti e cerchiamo di risolverlo insieme. Se non lo fate ancora, seguitemi su Facebook, su Instagram e su Twitter. Oltre a questo, grazie e al prossimo video!